Tragedia sfiorata sull'autostrada A11 nei pressi dell'uscita Lucca Est. Un auto articolato che viaggiava in direzione Firenze ha infatti sbandato più volte sulla sua sinistra, demolendo per diversi metri il New Jersey. Poi ha terminato la sua corsa finendo con la motrice sopra la barriera divisoria. Solo per un caso nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente, che poteva avere gravi conseguenze per chi stava percorrendo la stessa corsia del camion, ma anche per chi proveniva dalla corsia opposta. Subito dopo l'incidente è scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i mezzi del 118, i vigili del fuoco di Lucca e la polizia stradale di Montecatini, oltre al personale delle autostrade. In un primo momento si era sparsa la voce che il mezzo incidentato fosse un'autocisterna. Fortunatamente non era così, anche se qualche pericolo per la fuoriuscita del carburante dal serbatoio c'è stato, ma su questo sono intervenuti i vigili del fuoco con i loro getti d'acqua. Il conducente dell'auto articolato, che è stato preso in consegna dai mezzi di soccorso, non ha riportato gravi conseguenze dall'incidente. Adesso sarà la Polstrada a dover accertare le cause dell'uscita di strada del mezzo pesante.